Le tradizioni, i sapori e i profumi della terra di Baviera invadono Siena con una Oktoberfest organizzata nei giardini della Lizza fino al 30 settembre, proprio in concomitanza con la celebre manifestazione di Monaco. Protagonista assoluta, la bionda nel bicchiere, rigorosamente di importazione tedesca. Non solo, ogni sera tanta musica da lietare le cene in compagnia fino a tarda notte. Dietro il lavoro della macchina organizzativa, due ragazzi che si sono rimboccati le maniche ed hanno unito le proprie forze, Simone Soloni e Simone Pagliantini, che già lavorano in questo settore e per questa città da tempo. Dunque, niente, noi abbiamo cercato di realizzare per la seconda volta questo nostro mio sogno personale. Abbiamo cercato anche di coinvolgere persone a me care, va bene, anche se non abbiamo mai avuto l'occasione comunque di lavorare insieme, per vedere di dare una, non una spinta, ma tantomeno un messaggio, come ha detto Cristian prima, di cercare di fare qualcosa, insomma, un po' più di positivo anziché pensare. E niente, ci siamo messi qui e stiamo crescendo piano piano. È la prima volta che lo facciamo piccolosi, siamo ripartiti dal più basso e ora andremo avanti tutti gli anni. Sì, sono d'accordo con quello che ha detto. Più che altro si stava anche pensando magari di allungarlo un po', perché anche ieri sera ci siamo divertiti, è stata una bellissima serata. Forse 5 giorni sono un po' poi, per rendere un po' l'idea anche la città. Forse 2 settimane, perché secondo noi viene bene. Si dà la possibilità di seguire un po' l'evento, la città, qualcosa da dare c'è ancora. In cucina nascono poi per mano della cuoca Laura i piatti tipici bavaresi. Tra stinchi, würstel, patate e crauti, i segreti dei sapori da accompagnare alla birra tedesca. Vabbè, si guarda proprio alla cucina, la cucina tedesca, bene o male, poi ci si può aggiungere qualcosa di senese, però insomma con patate, stinchi di maiale e würstel, quindi c'è sempre anche come alimento, come aggiunzione anche della birra, anche nell'alimento stesso nel piatto. E quindi insomma, però insomma poi sono abbastanza cose semplici, quindi non è che può piacere a qualunque palato, insomma, ecco perché si dà anche questa spinta, insomma non c'è niente di sofisticato, e l'importante è anche per le persone stesse, anche per stare un po' in compagnia tra di loro, insomma.